Siamo di nuovo su Diablo. Ci abbiamo la webcam che ci stalkera dall'alto. Salve Ciao mamma, a sono in tutti. E webcam. Foyer è cambiato con il nostro maggiordomo Enrico. E Foyer è quindi in un angolo lì che sta guardando i sta portali. Sta provando una Guzzo Station alternativa, ma siamo poveri. Guzzo Station ce n'è solo una. Non offendiamo la Guzzo Station, prego. E noi andiamo adesso, vogliamo mostrarvi come si uccidono i mostri in Diablo. Ok, no, in realtà vogliamo presentare l'atto 2 di Diablo 3, sempre difficoltà inferno. Come sapete in Diablo 3 le mappe sono quasi del tutto randomiche, o almeno le cose che ci trovate all'interno sono randomiche. I danni sono casuali e gli eventi sono tanto per incontrare un cani, loro si cercavano. E i cani no, danno fastidio. No. Qua a lavorare per lui. Ciao carissimo. Sopravvissuto, vabbè. Ehi, parla. Detto parla. Sta parlando. Ah, giusto. Non senti. Scusate, io non ho l'audio, scusate. Oh, accetta questo per avermi prego, salvato la vita. Che cosa le regalerà mai? Un blu. Okay, vabbè. Comunque, vogliamo presentare queste skill alternative del Monaco. Due sono sempre le stesse, perché se no Dezza non riuscirebbe a sopravvivere. Ma quindi io ho detto cambiamo le metodologie. La cura e l'immunità. La runa della cura è sempre la stessa, come aumenta danni del 15%. Tutte le prese sono tutte due. Calcola che lui appena arriva in atto 2 muore. Perché sono un po' no. Prova a io non fare io non giocherò il Monaco. Il barbaro. Spacco bottiglia, ma non. Brava, beh, comunque, torniamo alla fine. La parte di tutto che avete visto il primo. La cura e l'immunità con la runa rispettiva del danno aumentato e della durata di abbiamo il FIAR, no, il lampo accecante se non sbaglio, che dura 3 secondi fin tanto che sono blindati, subiscono il 60% di danni in più. Stanco di essere il FIAR. Ti missano, forse la prima volta gli elite ti missano al 60% o al 40%, non ricordo. La runa che si sposta serve a fare il tempo, beh, un caffetto qui più, e ci mette tanto a uccidere e i danni vengono fatti come danni tali, anche se il blind o duramente i 3 punti che servono i danni gialle sopra il loro testo. Poi Dezza sta usando il mantra del pirata sembra che sì. Quindi passiamo Dezza, passiamo. Ma che palle! Il mantra del castigo sta praticamente è un mantra che te e i tuoi alleati da una riflettere parte di un danno che viene viene subito dall'eroe, come lo schermo di pensiero, in base riflette il 40% del danno, vedi, ricordiamo, e vabbè, magari 40% del danno vedi, e se viene proccato arriva all'80%. La runa che abbiamo adesso, se non sbaglio, è la runa che viene proccato d'attacco. Corretto. Desa... Corretto. Confermi, bravo. Confermo, confermo. Come ultima skill, no, scusate, le altre due skill ci sono. Ora che ecco. Ci sono dettagli. Ci sono i pugni tonanti come skill per rigenerare spirito. Come vedete, è quella. Quel ciclo di. Ma fa la palla viola. Posso cambiare una skill? No, non puoi cambiare una skill. No, ormai è solo tanto. Chi entra? Ah, già, vero. E magari se scegli una runa migliore che... tu hai detto sì, va bene.
Non lo so io. Non criticare dopo che ho fatto le scelte, critica prima magari. Fai schifo. Sì, va benissimo. Povero lei. Maltratto. Ok, andiamo a scrivere gli skill. Uno sono i... Non mi stare su tutti. Sono morto! No, siamo in alto due, siamo in alto due, si muore questo. Non ricordo se si ricorda lei stava andando. Considerando che l'equip è anche ulteriormente migliorato la prima. Se muori sei proprio un cazzo. E muore ovviamente. Ero incastrato, cosa ci volevo fare? Ma cosa? Potevi tirare l'immunità. Arrigo, da dove cazzo uscivo? C'erano i mob intorno alle rocce dietro, ma non diciamo cazzo. 7000 di repair. Tanto non sono miei. Te li richiederà con gli interessi. Ah beh sì, certo. Stavo dicendo, i pugni tonanti, che sono la prima skill del Monaco, sono una delle due skill che stacca di più con l'iPhone Hit, perché la loro velocità d'attacco compensa il rispetto alla e stavo dicendo, puoi spammare la forza celeste. Non voglio spammare la forza, ma devi dire che mi piace dire le cose alle spalle senza che si sentano. E poi posso scrivere un sacco di cose. E la runa della... ho dato metà. La runa dei funzionari. Fatemi finire di scrivere, poi affandiamo Desa fino alla morte. Se rimuore un'altra volta andrò in console perché... Ah, ma è stato un passaggio, scemo. E la runa dei funzionari serve a... della skin, come vedete succede una volta tutto. E quando clicca fa un quindi il tanto è stato leggermente e tre volte sull'avversario più lontano, voi verrete blinkati fuori dalla chiusura rispetto... Vabbè, ma prima erano tutti intorno a me. Rispetto al labo di Desa. Se vogliamo scrivere altro sul foglio... è sempre il solito, non ti preoccupare. Anche se clicchi sul più lontano vieni blinki e hai una possibilità di fuga. L'ultima skill è il palmo esplosivo, una skill che fa abbastanza danno, tocca un dot sull'avversario e quando muore l'avversario genera un'esplosione. Questa potrebbe creare una reazione a catena se voi proccate questa skill su più mob contemporaneamente. Sinceramente non mi ricordo che... Legame di tale... Adesso passiamo a perché vuol dire che tu ammazzi di vite e muoiono tutti i servizi sicuramente. Molto. Non è molto conosciuto a tutti. Non è molto conosciuto a ti fanno un mazzo tanto. E... A parte questo, questo setup di questo video è un altro setup abbastanza conosciuto che è un capitale, quando poi danno un altro di altri modi di danno recuperato. Barriera. Barriera che non è lì. Magari un effetto in meno. Dare... E veloce è un'altra scelta che la conosco, due statistiche diciamo favorite e in cui invece abbastanza che abbastanza invece non è una delle migliori skill da mob che fa più danno, in realtà ne fa, anzi è una di quelle che fa meno danno rispetto al dissacrante o ai raggi arcani. Di quelle che stanno fisse, ma la loro durata è molto più lunga rispetto agli altri e è accumulabile in maniera più
Quindi se voi avete un nemico, sono tre pozze. No, un nemico con la combo orda e appestante, ti può accumulare una quantità di pozzo, di pozze in terra allucinante. Di pozzo. Ma ho tre stack, prendo la fortuna e apro le cose prima di allontanarci troppo. Dall'ultima patch la Magic Find non influisce più sugli scrigni. Allora le apro. Sì. Prendila lo stesso la fortuna. E vai all'accampamento nascosto. Aspetta, c'è un altro scrigno sotto. Ok, cos'altro dire? La Blizzard si è pentita di questa ultima decisione che ho annunciato. Cioè di levare la Magic Find dagli scrigni. Andare a seguire la strada? No, vai sul in alto a sinistra. Vai, okay, no, okay. Vai sul portale. Vai sul portale. Vai. No, c'è ancora un coso da esplorare. Va bene, di qua. Allora fatti tutta la mappa, facciamo vedere tutto quanto. Se si fanno le cose si fanno bene, giusto, Foyer? No, soltanto che manca una vedere. Ma vabbè, allora facciamo vedere un Magda Run. Questo lo farmavo un po' più basso di item. Fermava abbastanza lì. Oh, un goblin, non farti scappare. Palmo sempre attivo. Palmo sempre attivo. No. Morto. Morto. No, stravo. Bello. Molto comodo. Per i goblin è abbastanza comodo. Non quasi l'ha fatta ucciderlo. Comunque i goblin sono ottimi perché vengono utilizzati da Magic Find e droppano al 100% un giallo quando avete 5 stack. Quindi se ne trovate uno lasciatelo lì e tornateci quando avete 5 stack. Noi non l'abbiamo fatto perché già il video sarà molto lungo e con certo Desa la console sarà ancora più lungo visto che tornano due. Nocché noioso. Nocché noioso. Ricordiamoci perché Desa è fiacco a qualsiasi cosa che fa. Basta! Non avvicinarti! Si trasforma. No, oh, questo non l'ho mai fatto. Che cavo Desa, serve a qualcosa. Perché? Vuoi farti le figure? Voglio dire, non lo farà sicuramente. Cioè, è tremendamente facile uccidere sto paese. E non lo uccidere. Un giallo però. Vabbè, ho capito. Lo shardo, se non lo vuoi. Lo smeraldo. No, aspetta, se mi serve il mio mago, dallo a me. Oh, grazie. Ci hanno catturato. Prego, prendi pure. Come... Prendo pure da dove? Dalla cassa. Cioè, ma l'avrei presa comunque. Sì, esatto. Che cazzo vuole sto scemo? Spari 200.000 di critico in faccia, così impara a essere povero e... Ok, cos'altro dire Prendo il portale e vado proprio a esplorare tutto. A sto punto esplora, cioè ti è quasi finito. Fai il giro largo e vai a destra. Tutti in faccia. Ti faccio, lo sai però che se lo fai appena arrivi a mezzo muore. Ma non lo farò o quando sono morto due? C'è il senso. Ma li evito se mi impegno, ma non ne voglio. Ma io sto dove? Visto come muore male. Ti mangio la testa. Un'altra combo allucinante di mob è quando trovate questo. Testa di cazzo. L'avevo detto. Quando trovate... Ma parlavo con Checco. No, parlavo con Arrigo, però era dietro di te. Vabbè, siete tutti dietro di me. Maledetti ricchioni bunga, che non bunga. Vai verso la freccia gialla adesso. No, non ci vado. No. Non detto tu. E li prendo anche questi in faccia. No, perché per fortuna c'è il Blink. Ma la prossima volta mi impegnerò a morire per farti pagare più soldi di reperto. Guarda. Ma sei 700.000, sei ricchissimo. Sono un barbone. Però da dire che c'è un leggendario di Smash. No, l'ho comprato. Perché? Se non li trovo io. No, niente, eh? È costretto a comprarli, lui deve usare la casa d'acqua. A 3 milioni e mezzo. Prima eri anche ricco di scusa. No, vabbè, sono arrivato. Ma tanto è difficile su Speed per del repair. Sicuramente non sto trovando più. No! Vai, vai, Dad, puoi fare. Se li vuoi ricambia, lo dico. Qual è il trucco per farsi 3 milioni e mezzo in una giornata? Farmare, avere culo e vendere, perché... Tanto, ovviamente. Queste erano delle peggio combo che stavo dicendo. Vedo che qualche gamma di insetti che arrivano. Dada, se vuoi lo puoi fare.
Lo dovrei skippare? Sì. Vai. Lo skippo? Sì. E a me. Immunità! Tutti via. Mi teletrasporto. E ce n'è degli altri. Mia del cielo. Mamma mia. Dov'è? Di qua? Sì. Ma volevo prendere l'altro stack. Aspetta, questo. Una borsa di te. Taci. Cos'è che c'era una borsa? Dove devo prendere questo? No, no, no. È qui che dovevi arrivare. Vai avanti. C'è il punto di controllo. Potrei anche morire. Aspetta, vai, vai. Vai, ci vivi. Spiace. Chissà. Ma aspetta, se li tankano. Ma loro li tankano. Non se li tankano, alla fine picchiano te. Vai pure avanti. No. Lì non c'è niente. Era della quest. Ok. Ah, i raggi! Via, mi sa che ti conviene farteli perché ti stanno inseguendo fino alla morte. Ma non, ehi, non devo cambiare punto a un certo punto. Che sarà venuto. Dici prima di trovarne altri. Degli stalker. Degli già di stalker. Certo, fanno di buff. Lo scarterà di fruta la trovo veramente. Guarda, è riuscito a prendere tutti, non ne ha mancato neanche uno, eh. Ale. No, abbastanza scritto. Bene, cosa succede se voi non riuscite a fare i blu, cioè i mob elite in un determinato tempo? Beh, diviene un debuff sopra la testa che tutti gli eroi sopra vicino loro top yard si prendono un danno al secondo. Più bisogna di questo debuff, più danni. Un taglio infinito a uccidere. Il punto è che io voglio fare il palmo infuocato e sperare che scoppino male. Quello è abbastanza. È un altro elite. Che felice. No, sono troppo. Quella era una troppo. È vero. Ammazza che lo viene all'angolino. Infatti io. Guarda il paesano come viene le mani. Guarda, guarda. La rabbia paesana. Saluto tutti i paesani che si vede che siamo a Stiava. Si vede che siamo tutti, che veniamo tutti da un paese. Paesano. Bravo, Luca, se li fate bene. Era un veramente. Ah no, ok, era un copy. Vai, bravo, Luca. Intanto c'è anche il raro. Vabbè, dalla patch 1.03. No, non ce la fai, Desa, sei uno scarsone. È vero, però voglio dire. Zitto! Non so. Vai di sopra, Desa, vai di sopra, Desa. Aiuto, sopra, basta. Sali. Ok, basta, niente. Poteva esserci un evento, ma non c'è. Il karma. La patch 1.03 ha il... una volta che faccio un check troppa sempre giallo. Povero foglie. Non so se sei visto, ma ha tirato una delle craniate più forti della storia sul tetto di casa sua. Poveri. Ecco, bravo, stai qui che prendi la a sinistra, a sinistra. Vedi quel tizio con... E la viene un verme gigante e lo mangia. Tremando. Ma perché dovrei vedere queste belle cose? Non sento le gambe. Non sente le gambe. Oh mio Dio. Gambe. Non ce le hai. È rivalto. Ah, non è il verme, è il Ah, esatto, sì. Il pertolone. È il Nidus, dai. Dai. Questo da attacco. Il viola di da attacco e non è stato troppo giocato. Però comunque 4. No, sono una ciofeca e basta. Sono una ciofeca, abbiamo detto. Così hanno deciso i capi. Esatto. Adesso cambiamo una skill. So we say all. Prendi quella strategia e porta il tuo attacco al giusto. Sei tu. Fantastico, guerriere. C'è un dungeon. Se è quello del tesoro posso farlo io, Desa, ti prego. È difficile. Questo. Una volta ogni tesoro, mille dico, anni sì. Quando dicono ci... No, vabbè, dai, fallo, Desa. Basta che non mi muori.
Allora, è un evento a tempo che se arrivi in punto sorprendente, 4 cestar normali e 2 Va bene, perché abbiamo tolto la passiva? No, fatti più. Quali più? Non sono fatti mob normali, proprio. Devo farlo per questo. L'unica cosa è che non devi morire. Ma se muori, se devi farti fuori non puoi basta dirlo, non devi morire, io non muoio. Ma il tempo cosa mi dà in base? Se riesci ad arrivare in andando in tempo. Ma scusa, vabbè, allora la faccio modo vedere forse. No, ma dai, no, ma scusa, non ci sono, volevo fare il contatto. No, facciamo vedere. Sì. Dai, andiamo. Però c'è una borsa di Kane. No, è perdita di tempo. Hai 2 minuti e 5 secondi. Dovevo andare. Devi premere sul tasto laterale del mouse. Quello quale? Questo qua. Dovevo andare. È casuale il dungeon, che ne so io. Ok, di andare verso. Vai. Vai su. Giallo. Vai su. Vai. Destra. Fammi un slow e mentre passi. No, ma neanche. No, al massimo il blind se serve. No, un giusto fai giù. Blind. Il bello che le controlla fa ammazza le danni anche molto dai devo ammazzare la torre dai va no un blu vai avanti va tutto bene di qua sì. Potrebbe anche essere una strada. Dove devo pulire tutto questo? Oh! Addio! Goblin, no, goblin o tesoro. Una via. Grazie, vai, perfetto, grande! Vai, corri così! Corri, taglia via per un secondo! Che aiuta! Verso il basso. Dove? Doppia V! Di qua? No, su! No, di qua c'è! Potrebbe Di su ormai! Cioè, dove gli è a questo punto? Vai giù! Maledetti dungeon casuali! Vai, Deza, vai, no, è chiuso! No! Hai ragione, avevi ragione te, Deza, avevi ragione, vai, avanti! Avevo ragione io, cazzo! Dai! 5 secondi, Deza, corri! Corri! Sta correndo! Giù! Dai! 17 secondi, Deza! Oddio! Guarda, corri, giù! Vai, 11 secondi! Dove? Su! Perché? No, perché giù è chiuso. Super arriva parte uguale e Deza arriva in fondo troppo tardi. Guarda il portale che ora si chiude, clicca no! No, cliccare. Vabbè, troppo tardi. La rabbia! Uccidi tutti! Morirete male! Oddio, sì. Vai, ammazza quelli senza barriera, non c'è male. Arrivo. Vabbè, ammazza quello senza barriera. Ma esatto, volevo targettare lui e farlo esplodere. Mamma mia. Dai, intanto distruggi la colonna. Sono mobili. Devo anche la mia. Ok, ammazza lo sciamano. Ammazza il mobile. Allora, carissimo. Come mettiamo? Devo stare sulla frente. Quello che ci sta camminando sulla frente. Dai che muoio. Il nostro Massimo Luisotti ha fatto una team meet, Un saluto a quel grasso di nonno. Allora cosa devo ammazzare prima? Dimmelo. Deza, quello che ti pare, il giallo potresti far prima, però a schermo e però bandiva mi ammazza il giallo. Parliamo seriamente, abbiamo perso un goblin. No, 4 cazzo. No, 5 cazzo. 5, vabbè, no. Ragazzi, voglio dire, io ci ho provato. Non pote... Dai, ammazza quello, ammazzalo. Ma ci sono i tizi che tirano le palle di fuoco. Però sempre più bello. Perché la ghiaia è la merda dei sassi. Dai, mamma mia. È inutile scappare, c'è un portaio. Dai, se gli corri intorno è peggio. Lo vuoi picchiare? Che magari non posso la paura.
picchia, lo picchia, ragazzi. Ma c'è la pozza! Che te ne frega! Mi rompi la cintura! No, non abbiamo finito, Massimo, non lo fare più. Non l'avete visto, ma... No, l'ha levato soltanto con un mouse. Si è giudicato con un mouse. E hai perso tutte le stacche. Rimettiti la kill. Magari dopo conca. No, non la pozza però. Non ti preoccupare. Corri e rimettiti la skill al volo. Una a caso. Carica, no, il calcio. Ma cioè, non ho le rune, È uguale. Adesso puoi ammazzare il Oh. È dato in immunità lo stronzo. Davvero. Dillo che non puoi morire. Addio. Dai, ammazzi il lato del giallo, così ti dà un... Ed è riuscito a perdere 5 stack, ragazzi. Vabbè, solo senti... Io non sono sicuro di aver trascinato via quella roba. Per forza, non è che hai evitato qualche altro scotello. No. Hai riuscito a fare la corsa e... lo so, chiedo scusa, ragazzi. Però tu mi hai detto la strada sbagliata. È random la strada, scusa. Però io avevo ragione, ci saremmo arrivati se avessimo scelto. È Alessandro Francescori, dice facciamo cacare, no, in realtà ci adesso fai cacare. È mongolo. Addio. Dai, tiro di tre, ora mi muore. Non comprare il diavolo perché tiro. Nemmeno un lucchese. Arrigo, questi insulti regionali a me non fanno effetto. Lascia che te lo dico. Che figo tirare il calcio e... Dai, tira immunità e vai lì in mezzo a tutti. Salto! Stavo prendendo il E muore. Io dovrò devi farti. Ah no, è vero, è no, qua. No, perché ho purificato su quel coso. La vita non mi posso di stare in questa posizione scomoda per tutto il tempo. Cazzo, che cominci sei spostato. Vuoi arrivare l'aria del tuo. No. Giallo. Vai Dasa, puoi tornare. Okay. Cosa faccio? Prendo il portalino in fondo a sto punto? Sì, il portalino in fondo. Ma se metto la runa si resettano le stack? Sì, sì. Oh, basta. Ma ci arriviamo a Magda, quello che volevamo fare fin dall'inizio. Che, da quanto è che... Guarda un po' la webcam, dici da quanto stiamo giocando. Bello che loro criticano, ma per me avrebbero fatto cacare più di me. Vai a destra, Dasa, veloce, schippiamo un po' di roba, anzi dammi il mouse, dai. No, ma scusa, dice di andare... Mamma, di là, la no, perdere. Devi torna trovare prima il Carnus, non gli ha preso l'obiettivo. Devi tornare indietro. No, non è indietro, vai avanti. E così sarà. Fidati. Sulla destra, costeggia il muro in basso, vai. Magari ammazzo, mi agri. Stai lontano dall'arco di faccio? Vabbè, fatelo. Ha deciso lui di venire. Ancora. Calcio! Calcio rotante. Non devo usarlo. Oddio. Tieni
perché sei sempre lì, voglio dire. Tieni fermo, ma Luca è un Astronauta, tra l'altro, non si può buscare mai che la live di Luca, che è un fatto che fare. E useless, fulminante, si fa veramente tutti i danni. Imbarazzo. Sì. Ma abbiamo già detto quello che è un in realtà le skill veloci, cancelliere, un taglio e barriera sono fatte per i ranger. Sono decisamente fastidiosi, io che faccio la mano quando trovo di questi mob. E tu non devo sempre. Ranger, sei un finto melee. Eh? Vai in basso, Desa. Basso? Ma non devo tornare là, scusate. No, vai in basso, fidati. Ok, ok. Esplora tutto sulla sinistra, che è piccolo. Da quant'è che è dura questo video? Si spezzerà al più. Se no, li si fa il mega video, chi se ne frega. Ce li abbiamo già fatti di peggiore. Falcon punch! Cioè, falcon kick. Strada? Ammazzi. No, chiudo. Ebbene. Foyer! Abbiamo Foyer. Ecco. Arriva. No. E ha preso il limoncello solo per noi. E lui che cosa ha preso? No. Il mio carico è eccessivo. No. Bevi che ti dai. Magari giochi meglio come full, Cloud. Full, butta via dei grigi. No. Butta via dei blu non 60. Ma questi? Faccio io, vai. Fai tu. Vai in città e vendi tutto. Signori, salute. Io lo voglio. È mio. Beza, non te lo meriti. E lui piange. Feuerbach piange. Bevi. Abbeverati. Basta, c'è abbastanza spazio. No. Oddio. C'è abbastanza spazio. Vai. Non lootare quello che c'era in terra. No, l'anello della pietra. La fa cacare. Ecco. No, chiello una shard. Ne è già detto. Perché i livelli non 61 danno una shard di livello più basso. Seguo la strada? Sì. La borsa per due. Vediamo cane. Che offre. Niente. Ovviamente. Ma ha mai droppato qualcosa che voi sappiate? Le borse, certo, droppa le libri, ma le ho finite. Oddio! Questo è dove si è aperto di. Ma ho sentito cose brutte. Imparato. Ora muoia. Ma guarda l'omino che non regge l'alcol. Comincia a fare effetto. Dartilus non regge l'alcol. Forse anche l'acqua che io. No! 10 a mezzanotte. Siamo ancora qua. Non abbiamo ancora realizzato niente. Non so di cosa dovremmo. Di cosa dovremmo non ancora sta ancora picchiando perché sta. Vede che vita si sta apposta. Usano due mani da mongoli. Senti, su coordinazione due mani non accetto critiche da te. Aiutaci! Oddio, ma dobbiamo farla non sta puoi cosa. Lasciarci qui. Non riesco a credere che ammazza sia finito. Ammazza il mio stanno per trasformare. Lei ha esaudito le mie preghiere. Se li salvi tutti, c'è anche. Devo scendo o no? Scendo. Quello lì da no, non devi entrare dentro. No, infatti non mi credo perché la danno. Vai, ammazza il boss. Bravo. Volante, dissacrante, Zesa mi muore. E ora ho il trasporto. Forza, mi muore. Ok, questo è un... Ma se vado un po' dal... È una cosa stronzo che già congelante. Vabbè, il teletrasporto è una kit abbastanza... Non aggrare altra roba, Zesa. Allora, il problema è che sto scemo spamma i mobettini. Ok, i mobettini per non fare la live.
Allora, iniziamo a passare il sito. Devi farmi le cose, ma io sono un po' capo di magia che c'è qui prima, calderone della vita. Calderone. E mi piace. Beh, non lo se sapete che ti piacerà, potete venire a premere R e oltre a portare il mouse più caro. Perché l'ho pintato al e c'è la webcam. Poi c'è qua, cos'è la webcam? Era un disco della virtuale. Come fa a colpire la zona cosa? No, ma sei quello che non ha diablo. Vero. Ma non funziona. Le tue provocazioni non mi influenzano. Non hanno effetto. È inefficace. Oh, ancora. Ah, ok. Perché a me mi facciano vedere che il boss è quello che manca il contatto dal mio caso che bello le stacche sempre sono cambiati di questo letto se lo rifai diamo il nome. Senti Dark Roof, ci arrivo sulle cose male ma ci arrivo. Grazie, posso ancora servirmi. Muore. Ma no, le stacche rimangono. Sì, sì, certo. No, ma lo sapevo anche io che rimanevano comunque. Perché attivarla due volte? Mi sa che questo va spezzato in 8 parti. Siamo quasi. Entra 3 anni a fare la prova. Devo aspettare. Devo usare questo. Eh? Per caso. Vi racconterò una storia nel frattempo. Oh, bravo. Studiali della buonanotte. Allora, c'è una volta un bambino che entra in un bosco e muore, se non c'entra mai. Alla fine vuoi spesso non la raccontare. E c'avevi la pozione fuori cura, io avevo tutti i cooldown quando sono morto. Vabbè, non è perché sono uno stronzo, in realtà non dovevo. Sta giocando storto. No, no, è che era un po' zibug. Apri le cose. Apri le gabbie. Oh, no. Diamo la mano. Era un po' zibug. Certo. Allora non cerca di fare il tecnico per il tempo. Ma risulta la cosa. Oyer, vieni a intrattenere tu. Vai a, vieni a fare un sacchetto di città. Hai il tuo stesso livello, Massimo? No! Ma si può flippare? No, no. Oh, ma qua Dardinus fa il grosso e io ce l'ho andato più vicino a ucciderli rispetto a lui. Wipe. Posso provare? Provo. No, no. Già morto due volte. Tre volte. Quattro volte. E io te li faccio a sto giro se vuoi. No, ma. Cura. Fidati di me. Contro il fungo. Signore. Okay.
come vedete la, la pestante ne proccano uno per volta, in forma di sacrante ne proccano due per volta. Non è ancora vero. Attenzione. Dai, posso ancora servire. Finito, no? Ciao. Quando li finisci? No. Se voi premete alt con un drop a terra vi fa vedere che statistiche del drop. Devo ridurre il carico. Stucco. Ma leggile! È tutto è tutta roba buona, ma non importa. È anche usato la cosa sbagliata. Evviva! Apri l'ultima gabbia. Apri l'ultima gabbia. Ok, abbiamo fatto la quest bonus. Grazie. E adesso andiamo direttamente al Magda schi- schipperò schi- questa roba. Volentieri. Posso fare io? No. Ah, Magda schi, vabbè. Abbiamo di 5 stack. Il bonus della protezione. Hai già subito Magda. Foyer, vieni a vedere che muoio a Magda. E fai, fai vedere. Basta illusione. Bella gnocca. Adesso morirai. Non importa. Sembra una fatina delle Wings con quella lente. La guardia imperiale. Ok, di vediamo cosa fa Magda. Magda ogni 25% della sua vita va in vulnerabilità e spona 3, 4, 5 dei mob di quelli grossi che fanno la parte della terra. Che non la evito mai. Mai. Esatto. E poi fa il vomito che fa abbastanza danno. Vedete con le resistenze che ha fatto. Non lo preoccupa, io avere calcio. Col blind in charge anche. Ma lo scudo se ne va quando muore la mano. Fa quella proposta che fa abbastanza danno e poi fa una. E fa una. Ma mamma! Ok, si fa quel tipo di farfalle che vi sente, farfalle malefiche, che fa molto danno nell'attacco di tipo. È stato considerato come un trash, trash boss perché è molto facile, e è stato un tipo che trippava a percentuale maggiore rispetto ad altri. Infatti era quello farmato. Per molte classi su di nuovo boss è fermato, soprattutto è un boss potenziale. No! Per mezzo? Cosa ha fatto? Bascia! Foyer! Basta! Un bacio solo a tutti! L'hai dato da... Ad Artilus! No, perché sono... Ad Art... No! Sto, le... sto leccando la cute! A tutti o a nessuno! Foyer, devi baciare anche l'Artilus! Oh. Pace, pace bene! Ora non si chiuderà più, questo è il fight di Manta. E la ucciderò con un sacco. Aspetta, prima prendiamo. Oh, i gialli, i gialli! Li ho presi. Dammi a me. Beh, e non ti sente l'odore del limoncello, sai? No, no, cos'è che devo fare per control? Tieni premuto A. Control, non altro. Scusate, scusate. Questo lo prendo, no? Fa schifo. Sì, prendilo perché è una shard e butta via uno degli altri blocchi. C'è un nulla. 59. Scorri giù. Questo, quello andava bene. Ah, ok, ah, nulla. C'è un nulla. Signori, avete visto dopo 800 ore? Anzi no, fermi tutti. Bisogna andare in città e mostrare cosa sono i gialli. No. Sì, l'abbiamo sempre fatto e lo facciamo. Ok, va bene. Oh. Le cose si fanno e si fanno. Con l'ultimo fiato che aveva in. Poi Erdogan ha saltato la presentazione. Ha premuto ESC. Magda mi ha detto che la guardia imperiale. Non so di cosa stiano parlando. Io sono qua in città tranquillo a guardare le cose. Se mi mordi ti ammazzo. Dai, dai, la penna. Identifica gli oggetti. Col penna. È staccato. Vai, Desa, l'oggetto successivo. Non è brutto questo. È fa schifo. A due mani. Ha, due mani 600 è bassissima. Questa non ha resistenza a tutti gli elementi, però. Ma scusa, a Foyer dai qualcosa, cioè deve fare il PG, dagli degli oggetti. Ti pare che io do degli oggetti a Foyer. Io te li avrei dati. Questa è abbastanza buono, ma non ha stat, però a livello ridotto di 8 si potrebbe anche vendere.
Questo fa schifo. Ti aumenta il DPS. Ti togli soltanto 5k di vita, sai com'è? Questo fa schifo. Che standard alti. Questo fa schifo. No, vabbè, ma c'ha ragione. Miei! Quello fa schifo. Miei! Questa non è male. Questa invece è abbastanza incazzato come oggetto. Vabbè, sì. Lo mettiamo in livello. Grazie di averci seguito. E alla prossima. Facciamo vedere. Finiamo con le spalline leggendarie. I sette peccati. Più bella la spada del nonno. Allora facciamo vedere anche la spada del nonno. Ma l'abbiamo fatta vedere. Ah, sì, abbiamo fatto vedere. Spada del nonno.